Venerdì, pesce, pesce ragazzi. Ne abbiamo preso tanto? Pesce. Cazzo sto... Mi fallo. Volevo fare pesce. Mi fallo. Oh, macho. And quindi in realtà crostaceo, siamo fatti prendere la mano forse. Sì, al momento della spesa oggi però facciamo un paio di chicche che non si vedono spesso sui canali di barbecue. Prima di partire però volevamo dire una cosa, perché è la penultima puntata di Mocio and the Barbecue, musica triste. Ma non preoccupatevi perché abbiamo già tante cose in mente. Vi ricordo nel frattempo che su il sito meetcrew.it sono disponibili le magliette, le felpe, scarsini. Giusto, bravi, per cui andate, cliccate, comprate e fate i fighi con i vostri amici. Allora partiamo dalle ricette che abbiamo scelto. Le prime sono il clam chowder, che è una classico, zuppa tipica del New England ragazzi, e si fa con le vongole che abbiamo precedentemente fatto aprire in un bel padellino, condendole con un bel rub pepper lemon di Meat Church, molto buono, che vi ricordiamo che trovate su Barbecue Paradise naturalmente. Esatto, è un filino di barbon, veramente buono. Il risultato sono queste nostre belle vongoline che sono qui. Preparazione numero 2 invece, Mac, che è un tuo cavallo in battaglia. Faremo un po' di cosine, insomma. Esatto. Cozzo in pepe 8 a cascata dentro il nostro Dutch oven. Faremo un'impepata di cozze affumicata al melo. Faremo dei trancettini di salmone, esatto, su una placchettina di cedro, che è un classico facilissimo del barbecue. Quindi dopo vi faremo vedere cosa fare con questa cosina. Poi facciamo una roba ignorante, devastante, che sono le ostriche gratinate. Basta chiacchiere, dai che partiamo. E poi abbiamo anche... Ah sì, stavo dimenticando. L'astice blu pescato dell'Alaska. E un'aragosta. Poi vedremo un po' di così. Mi ho fatto due rovine oggi. Partiamo dal clam chowder, abbiamo detto, che si fa con... Di solito tra l'altro la servono magari, esatto, nelle pagnotte di pane. L'ho sempre mangiata negli Stati Uniti, ma non l'ho mai fatta. Base col trittico di classe, cipolla, sedano e carota. E buttiamo nella nostra pentola. Con che cosa? Con del burro meraviglioso. Tanto devo fare un po' la Sylvester Stallone. Ce l'ho su bene o sono un deficiente? No, 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 ti si vede ancora la faccia. Voilà! Quindi partiamo con un bel fondo. Io faccio una piccola variazione perché inserisco anche il mais. Che io l'ho trovato da qualche parte, secondo me. Sì, non tutti lo mettono, è un po' una variante classica. Un'altra variante. Ciao che te la taglio, dai, su, 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 su. E il bacon, noi l'abbiamo preso. Non risulterà troppo crispy perché lo metteremo in il fondo di cottura. Mamma mia, carima bugiabba. Ma darà un sapore naturalmente super esplosivo, che tra l'altro con la vongoletta e il bacon si sta assolutamente sempre. Ora facciamo tostare un attimo questo fondo, un paio di minuti. Diamo una pepatina violenta. Siamo in quaresima, esatto. Questa sarà l'unica ricetta non al barbecue di questa puntata. Poi il resto non preoccupatevi ragazzi, che è tutto mega mega barbecue. Secondo me un classico del barbecue americano in realtà sono queste preparazioni off, diciamo, no? Che si fanno magari in casa, che si aggiungono e che però contribuiscono a quello spirito che è quello che piacciono del barbecue, della convivialità. Esatto. Com'è cosa? Allora, il nostro fondo a questo momento è quasi pronto e posso andare ad aggiungere della farina, perché andremo a fare un mezzo roux, diciamo, quindi una mezza base, per rendere la nostra zuppa bella densa. Mischiamo subito per non creare grumi. Eccoci qua, benissimo. Facciamo adesso la sfumata. È brodo di pollo, eh? Come vedete abbiamo creato un fondo super super cremoso. Mettiamo le patate, che avranno bisogno un po' più di tempo per andare a cuocere. Mischiamo e sommergiamo tutto con la panna. Fuoco al minimo. Le vongole vanno all'ultimo punto perché sono già cotte. Coperchio e lasciamo andare. Vale. See you later. Come see you later. Tornati con un bel parterre de pezzi. Ma che piacere! Mamma mia, ragazzi! Delle grandi occasioni, devo dire. Ah, Gilardi! Mamma mia, Questo è un errore comune. Quando si parla di astice, di aragosta, parliamo di due animali differenti, eh? Esatto. Perché da noi ogni tanto si identifica anche l'astice come aragosta. No. Questa è un'aragosta, la riconosciamo dall'assenza delle chele, fondamentalmente. Esatto. Ed è un animale che si mangia per lo più negli Stati Uniti, nella parte di... Esatto, sul verso caraibica. Esatto.
Invece l'astice è proprio quello del Maine, quello anche se qui. Infatti in America dicono il lobster, tutti traducono aragosta, in realtà lobster è l'astice. L'astice, quello con le due chelone. Noi abbiamo una versione un po' più selvaggetta oggi. Astice blu dell'Alaska. Dell'Alaska pescato. Salmoncino e ostriche e cozze, mamma mia che roba. Da cosa partiamo? Più o meno i tempi di cottura sono più o meno gli stessi, quindi farei tutte le preparazioni. Allora, Dutch oven. Padellone in ghisa, ragazzi. Allora, apriamo l'aglio, lo schiacciate e basta, ok? Un filino di burro. Dai, vai, 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 vai. Mi chiamavano il Gammon del Bitter. Cozzarolla. Gli diamo un bel giro di sedanone, di prezzemolo, scusatemi. Così, via. Gli mettiamo un po' di seasoning. Eccolo qua, fantastico. Questo lemon pepper di Meat Church che è veramente buono. Cascalo. Non aggiungiamo sale né altro perché qua ce n'è già dentro. In realtà è bello saporitino. Quindi da oven aperto. Aperto senza chiudere in modo che il fumo passi all'interno. Poi essendo un mollusco il pesce prende il fumo in un secondo. Nel barbecue va un po' più lento rispetto ad avere il fuoco sotto. Quindi una ventina di minuti sono pronte queste. Sto impazzendo, mettile nel barbecue, ti prego, perché le voglio. Le lasciamo qua e intanto prepariamo il salmone. Non l'ho mai provata la placca. Ma questa è una placca di legno di cedro. Ma dove la trovo? Sui vari siti di barbecue e da siti. Barbecue Paradise. Bagnata, cosa succede? Una volta che viene appoggiata sulla griglia, questa andrà ad asciugarsi. Quindi genera del fumo che andrà a cuocere ed affumicare il salmone. Quindi noi facciamo nient'altro che appoggiarle qua sopra, pelle sotto, ok, skin down. Poi abbiamo una cosa diversa di Angus and Oink, arissa, cumino, coriandolo, mi piace, guarda, e gli diamo una rabattina minima. Gli mettiamo un filo d'olio, massaggiatina. Gli darei anche, facciamo un blend, il nostro bel lemon pepper che col salmone è una cosa che ci sta. Due cosine di aneto che noi piace sempre. Allora, dove lo facciamo il salmone? Allora, questo lo facciamo nel PK e questo lo facciamo nel primo. Il pk l'ho acceso già da un po' in modo che la brace sia, vedi, un po' grigia, sì, non sia veramente torriente di fuego, diretta, va bene, in modo che adesso senti che essendo bagnato comincerà ad asciugarlo, certo. Tra un po' comincerà a fumare. E è giunta l'ora di mettere le nostre belle cozzerelle. Belle, no. Guarda come fuma, la bello. Senti che melo. Scusami, guardami. Siamo sempre hooligans. Al posto del vino ci metto una bella Budweiser. Buona snoccia, sfugliamo e arriviamo. Come gentiluomini andiamo ad indossare il guanto della sfida. Come nel Medioevo. Esatto. Perché andiamo a aprire le ostriche. Ragazzi, occhio. Tra l'altro, questo è in osso di gnu muschiato dell'Alaska. Esatto, è sopravvissuta 6.000 anni sotto le ceneri. Pazzesco. Apriamo un po' di ostriche. Apriamo un po' di ostriche. Tolgo il guanto della sfida. Sì, assolutamente, di sfida vinta, aperte magnificamente le nostre ostriche, che andremo, come detto, a gratinare. Per cui devo preparare un impastino. Comunque, ragazzi, cioè, oggi è dura. Bevo una birretta perché sono teso. Pan grattato, ragazzi. Poi del formaggio Gouda, che abbiamo grattugiato, quindi faccio così. Mi taglia un pochino di aromi, per favore. Del prezzemolo e del timo, dovrebbe esserci. Sì, eccolo lì, lo vedo. Andiamo ad insaporire il nostro intruglio con questo, che è un insaporitore al bacon. Casa! Per me bacon e ostrica è... Ragazzi, è così, ce lo teniamo così, lo dobbiamo fare. Diamo una mischiatina al nostro compostino. Non abbiamo scolato troppo la nostra ostrica perché vogliamo mantenere un po' di acqua, perché poi l'andremo a cuocere per non seccarla troppo. E ora, ignoranza pura, io te lo dico, guarda. Là. Queste le vanno in piastra, fuoco dell'inferno, le sostituiamo al salmone che... Guarda come sta cuocendo bene. Guarda la piastra come si è deformata perché si è scaldata. E lo mettiamo un attimo di là in rest, diciamo che c'è una temperatura. Così prende anche un po' di melo. E qui ci mettiamo le nostre ostriche. Ci vediamo dopo. E andiamo a chiudere il clam chowder, perché ci siamo. Allora, due passi solamente. Dobbiamo aggiungere finalmente le vongole con la loro acquetta, ragazzi, importante, perché rilascerà quel sapore proprio di mare. E l'erba cipollina, che è un super mega classico. Minuti in infusione ed è pronta. Cioè, non vuoi fare un mezzo padellino di burro per inondare tutto? Testa d'aglio. Andiamo a mettere proprio tutta la nostra testina così nella padella. Dopodiché
metterlo. Vuoi non metterlo tutto? Di retro anche, va. E facciamo andare, insomma, il nostro aglio e burro così. Condisco questa panna acida che poi useremo sul salmone con un po' di lime, facile e veloce. Panna acida, lime e pepe. Io nel frattempo invece vado a finire il mio fantastico burro con questa spezietta che è un pochino speziatina. Ah, quella lì che sa un po' di ciabatta. Proviamo a far quella cosina là. Gira una leggenda di questo amico di Brace, siculo toscano, Alfio. Ciao Alfione. Ciao Alfione, grazie mille. Mi ha dato un consiglio che non abbiamo mai provato, ma siamo curiosi, di prendere un pezzo di carbone, di carbonella, sbattuto più volte in modo che la cenere cada, e messo a bagno con una manovra, sicura. Sicura. 3 secondi, 4 dentro il burro e viene tolto in modo che il burro venga un po' affumicato. Mi sono fatto attrarre da, non so se è una minchiata o è la svolta. Ma anch'io, proviamolo. Mettete a letto i bambini, perché è il momento della manovra sicura. Via, qua, subito, via, velocissimo, 2 secondi. Dovremmo aver affumicato, lo scopriremo solo vivendo. Vado a terminare le nostre ostriche, perché cosa faccio? Oh. Abbiamo fatto un bel lettino con la nostra lamp charcoal ed ora andiamo a cuocere i nostri bei astice e aragosta. Comunque, scarsini proprio gigante qua, io direi. Che bello il salmone. Cioè, ma raga, ma vabbè, lasciamo. Io provo bene. Prima l'ostrica. Sai che anch'io volevo andare subito sull'ostrica? Andiamo? Mamma mia. Poi sotto rimane un po' l'acquetta che si mischia con questo formaggio stupendo. No, beh. Ma che buona! Dolcissima, perché poi il mais così aumenta ancora di più. Ma le vongole rimangono, mettendole alla fine così, super morbide, super succose. Bravo, complimenti. Vero? Salmoncino! Io vado di qua nella parte più ciccia. Mamma. Che bella la fumigatura che è. Provate a farlo, ragazzi, perché è veramente la facile. E poi c'ha quella speziettina che gli abbiamo messo. Ma sta da Dio con la fumigatura. Ragazzi, è devastante. Il melo naturalmente non è una fumicatura forte, ma sta da Dio. L'assaggio più lungo della storia. Vabbè, è il momento. Il nostro burro affumicato, ricordiamo. Ha ragione l'Alfio. C'è proprio dello smoky ceneroso, lo definirei. Poteva essere una cagata, invece ha spaccato. Facile e veloce. Ragazzi, questa era la nostra buffata di pesce. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questo episodio. Era la penultima puntata. Immaginate l'ultima. Continuate a seguirci su Instagram, ragazzi. Io sono MochoHF. Barbecue Hooligan. Ci vediamo al prossimo episodio. Peace out. A voi.